Signore e signori, amici sportivi, buonasera. È Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Sono immagini che, coordinate dal regista Umberto Orti, vi giungono dalla Palasport di San Severo. Siamo in provincia di Foggia. Roberto Sabatini e Giulio Spagnoli hanno creduto fino in fondo in Luigi Castiglione. Ed ecco la rivincita con Mzukisi Scali, il sudafricano che nell'agosto scorso detronizzò il pugliese di San Severo dal trono WBU dei Super Mosca. Non si tratta, tuttavia, di una rivincita come tante altre. Non sarebbe corretto, infatti, sottovalutare per motivi companeristici il valore di Scali, un pugile pericoloso per la sua completezza fisica e tecnica ed in possesso di una sicurezza psicologica enorme dopo aver conquistato il titolo, come detto, battendo per KO l'ottava Castiglione ed averlo poi difeso facilmente dal timido assalto di Calamitaro, fermato alla quinta. È tanto sicuro Scali da aver detto al peso più o meno così: peccato che non vi siano altri italiani in questa categoria. Cosa potrà fare allora? Certo. Cosa potrà fare allora Castiglione contro il favoritissimo avversario? Occorre dire che il primo agosto dell'anno scorso il pugile di San Severo salì sul ring provato nel fisico e nello spirito da problemi di peso enormi e fu subito in balia del suo avversario. Questa volta, assicura il maestro Mazzeo, tutto è andato meglio e Luigi dovrebbe essere al massimo. Questo significa che potrebbe dare al match un ritmo molto alto, unico punto debole di Scali. Danilo, benvenuti. Un pronostico e un pochino la fotografia pre-incontro. Beh, certamente non è un incontro al quale si può dare un risultato di partenza. Scali è un pugile difficile, pericoloso, potente. Ha delle qualità che Luigi Castiglione, se il Luigi Castiglione questa sera sarà quello che noi conosciamo, quello che non ha sofferto per il peso come nel passato, è un ragazzo, un pugile, un atleta che sul ring sa fare cose eccezionali, splendide. È stato un grande dilettante e poi ha fatto altrettanto bene da professionista. Ricordiamo, mentre entra Scali, che la serata organizzata da Sabatini Spagnoli è stata allestita in collaborazione con il comune di San Severo, assessore allo sport in testa, la provincia di Foggia, la regione Puglia e le palestre Nardino e Di Mauro. Luigi Castiglione è la colonia Giulio Spagnoli, eccolo qui. È nato a San Severo, siamo qui in provincia di Foggia, l'8 aprile del 67, per cui ha 32 anni. Il suo record: 18 vittorie, di cui 5 prima del limite, 2 sconfitte. Al peso 52 e 150, il limite è 52 e 163. Intanto è l'inno sudafricano, sì. Mzukisi. L'inno sudafricano in onore del campione Mzukisi Scali. Ed eccoci a Mameli, il nostro fratello fedele. Sì, il nostro caro inno. Molto applaudito dal pubblico del Palazzo dello Sport. Abbastanza teso Castiglione, l'abbiamo visto, il suo compito è difficile. Opposto a Mzukisi, Lashar Scali, la lancia, colonia Mike Seagull, è nato a Port Elizabeth in Sudafrica, eccolo qui Scali, il 30 luglio del 71, 23 vittorie di cui 17 prima del limite, 3 sconfitte e un verdetto di parità, una piccola dissonanza, ma è quello che avevo detto. Al peso 52 e 150, ricordo ancora il limite, 52 e 163. Arbitro dell'incontro è lo statunitense Rudy Battle. Come statunitensi sono i giudici Frank Cairo e Frank Skilbred. Inoltre a Francesco Rega di Roma, italiano ovviamente. Supervisore WBU è Danny Gill, britannico. Supervisore federale Franco Falcinelli.
è anche il coordinatore del settore professionistico, con lui è Giuseppe Macchiarola, responsabile del settore promozione. Il medico dell'incontro è Giovanni Cristinziani, addetto all'antidoping invece Giuseppe Baldassarre. 12 riprese, ricordo che il punteggio della WBU prevede 20 punti a ripresa, sì, per cui un margine di giudizio più ampio, proprio per avere più possibile una equità di giudizio. Vedremo, sperando che ve ne sia bisogno in questo incontro, visto che Castiglione comunque può sperare soltanto in una vittoria ai punti, portando Scali in là con le riprese. Di contro la Lancia, la Sciar, ha dalla sua una potenza maggiore, una freschezza superiore, ben superiore ai 4 anni di differenza, esatto. Considerando, come dicevi tu, la lunga attività dilettantistica, proprio lunga e brillante, sì, di Castiglione. Una lunga e brillante, ma pesante naturalmente, che oggi può anche sentire nei confronti di un avversario come Sicali, che con 4 anni meno ha dei vantaggi certamente notevoli. Ricordiamo che Castiglione è professionista dal 93, dal gennaio 93, mentre Scali è dal 90, maggio 90, per cui anche se è molto più giovane ha 3 anni di professionismo in più. Va bene, in bocca al lupo allora a Luigi Castiglione, ed è la prima ripresa, prima delle 12 previste. Scali parte in guardia destra. Ma lui sì, è mancino comunque, è mancino dichiarato. Sì, a volte cambia, ma lo fa per mettere in difficoltà l'avversario. Fece in una circostanza contro Ciaramitaro nella sua prima difesa. Certo che Castiglione lo vedo bello, asciutto sì, ma non troppo come l'abbiamo visto negli incontri precedenti. Infatti sicuro. Il peso è soltanto pochi grammi sotto, come anche il suo avversario. Vediamo cosa riuscirà a fare il pugile di San Severo. Combatte contro, a casa sua, quindi sì, è l'impegno maggiore. Occorre dire che Castiglione sente molto i combattimenti. Vedremo se riuscirà a muoversi in maniera tale da non costituire un bersaglio fisso per il pericolosissimo Scali. Ha portato dei bei colpi Castiglione, ma non sono arrivati a segno. Il sinistro segna la differenza volta, sì. Bravo Luigi. Occorre vedere se quanto detto dal maestro Mazzeo corrisponderà a verità, non ho dubbi peraltro. È preparatissimo Castiglione, lo vediamo in queste prime fasi, molto mobile, ed è l'unica arma che lui ha nei confronti del campione del mondo. Se riuscirà a muoversi, a colpire ed uscire in maniera costante, allora probabilmente avrà delle grosse chance, soprattutto se il combattimento andrà in là. Mi piace, lo vedo molto attento, con l'occhio vivace e pronto a controbattere gli attacchi a vuoto di Sicali. Fino a questo momento il campione mondiale è stato sulle sue, tranquillo, quasi per far capire a Castiglione che non teme altro, lo fa arrivare per poi controllarlo, ma il destro è arrivato comunque. Intanto Castiglione mette da lontano, ma Scali non è riuscito a schivarlo. Opla. Il destro in uscita di Castiglione, bravo Luigi. Diciamo che è nettamente favorito Scali, questo lo dico al di là della volontà nostra, di qualsiasi idea e giudizio campanilistico, ma Castiglione ha dalla sua la volontà, la grinta, la preparazione e chi lo sa, speriamo, una determinazione talmente selvaggia da sovvertire l'esito del pronostico che lo vede. Il sinistro di Castiglione. Sinistro sull'attacco di Sicali. Sì, l'ha visto arrivare. Che ha messo dentro un bel sinistro. A vuoto con il destro Castiglione. Beh, occorre dire peccato, non è sportivo, ma peccato. L'ha ben portato, una bella prima ripresa di Castiglione che se la giudica. Seppur di misura, diciamo un punto nel computo dei 20 per, per ripresa. Certamente. È in croce. È riuscito. Non fermarti e non stare a scassottare. Due, qualche colpo di più. Ma l'ha cercato, l'ha voluto. Certo, non certo casuale. Eccolo qui. Vediamo il destro, bravo. Sentiamo Mazzeo all'angolo.
Mazzeo Spagnoli. Quando hai pro la capacità e la sicurezza che vai a segno, ti devi spostare a sinistra e metti il destro e te ne vai subito, ok? Perché quello lì è stato, diciamo, il colpo col quale ti senti bene? Perfetto. Gino, te lo devi controllare. Se papà ti sposti, non fermarti, mandalo a vuoto e stai calmo. Due, tre colpi, te lo controlli così. Fuori secondo. Ok? Secondo. Ricordiamo che questa sera a Piove di Sacco, in provincia di Padova, si disputa l'italiano vacante dei pesi medi tra Sanavia e dell'Uomo. Ma torniamo a San Severo, seconda ripresa, titolo mondiale Super Mosca WBU in palio, il campione è il sudafricano Scali, lo sfidante questa volta è Castiglione. Un anno fa le parti erano invertite. Una prima ripresa vagamente in favore di Castiglione, ora si incrociano i colpi. È fuori dubbio che i colpi del campione appaiono più ficcanti. Infatti è Castiglione che sta facendo e mantenendo il ritmo del combattimento. Ed è la sua unica arma. Riesce a colpire il sinistro di Scali dritto. Brutto, sì, questo brutto. Dritto. Sai, i colpi dritti, anche se non potentissimi, tu lo sai, fanno comunque male. È la strada più breve, quella più veloce. Eh sì. Ancora. Sembra aver trovato il tempo di questo sinistro, Scali, improvvisamente. Reagisce Castiglione, che comunque appare meno limpido di qualche istante fa. Ma è stato Di Scali che ha aumentato il ritmo del combattimento. Reagisce subito, vedi. Prima ha atteso nella prima ripresa gli attacchi di Castiglione, ora riesce a divincolarsi bene il sinistro ancora di Scali. Ha un'ottima difesa di Scali, una bella guardia alta e i colpi di Castiglione fanno fatica ad entrarci. Brutta piega questa ripresa, una brutta piega. Ha aumentato i giri Muzizi Scali. Castiglione di conseguenza appare meno aggressivo. Si deve badare a non essere colpito. Sue, sì. È la prima ripresa, forse ci aveva e lo aveva fatto illudere. Ora nel secondo round Scali ha fatto capire un pochino a tutti, no? Che il campione è lui. E guai a prendere sotto gamba questo particolare. Ecco, risponde immediatamente Scali. Cosa che prima non aveva fatto nel primo round. Ancora il sinistro, questa volta parzialmente bloccato dal guantone destro di Castiglione. Si muove molto Castiglione, per fortuna, e riesce comunque a mettere un po' in confusione il suo contendente. Deve muoversi al doppio la doppia velocità dell'avversario per evitare i suoi colpi, per impedire all'avversario di organizzare le sue azioni. E lo sta facendo Castiglione. Quello che deve fare. L'interrogativo poi nasce quasi spontaneo e conseguenziale. Sono 12 di ripresa. È che il muoversi con doppia velocità, e dico è vero, per impedire all'altro avversario di organizzarsi, e quindi con il passare degli round ne risente. E qui Scali restituisce il punto. Sì. Dato prima a Castiglione, ora era leggermente ripresa per lui. Sì. Lo vogliamo sentire ancora il Mazzeo Castiglione? Vediamo come interpretano questo round. Bisogna testare, giù. Non c'è niente. C'è che per una testata. Calma. È un po' gonfio sotto l'occhio sinistro. Nel stand, suo padre, trasci sempre a sinistra te ne usci. E ricordati, quando esci a sinistra incrocia sempre col destro. Devo uscire a sinistra per passare fuori dal destro. Silenzio. Mazzeo richiama un po' di silenzio all'angolo e facesi ascoltare esclusivamente. Ok. Un po' preoccupati all'angolo, vagamente preoccupati. Beh, certamente in questo round Sicali ha dimostrato che se riesce ad imporre il suo temperamento, la sua tattica, per Castiglione diventa un match difficile. È un po' gonfio. E deve, lì e al deve sopracciglio sinistro Castiglione. Infatti c'ha una crema vasellina. Ho visto quel famoso ferro magico ghiacciato che toglie gli ematomi, azionato da Spagnoli, mi pare.
siamo comunque alla terza ripresa. Castiglione è sulla difficilissima strada che porta all'eventuale riconquista del titolo. 1-2, reagisce bene Castiglione, ma è stato toccato anche da Scali. Entrambi si sono scambiati di bei colpi. Il destro di Scali, il sinistro poi, non forte, non caricato ma preciso. A vuoto ambedue i fucili. Per fortuna. Eh sì. Il destro di Scali appariva oltremodo pericoloso, anche perché è caricato con tutta la spalla. Due sinistri da parte del campione. Più che jab erano dei diretti dritti. Ancora il sinistro. Fortunatamente contro il guantone di è bloccato dal guantone destro di Castiglione. Ancora Scali è arrivato sulla fronte. C'è molta gente alla Palasport di San Severo, non quanta ne avrei intuito, avrei sperato quantomeno. Sì. Io credevo che San Severo si stringesse tutto attorno al proprio pugile. Non sono tantissimi, rumorosi, ma certamente non il pienone che io pensavo. Difende bene Castiglione, ma il sinistro di Scali è sempre in agguato, oltre al destro, altrettanto pericoloso. Accenna a chiudersi l'occhio sinistro di Castiglione, il destro di Scali che tocca. Ancora il sinistro, il destro di Castiglione, destro, un gancio destro pesantissimo, e Scali l'ha sentito. È preciso. E l'ha sentito il campione, l'ha sentito nettamente, è sicuramente il pugno più significativo dell'incontro fino a questo momento. Gancio destro in uscita di Castiglione, preciso sul volto di Scali. Tocca Scali col destro, ma Castiglione stava allontanandosi. Bella schivata di Luigi. Sì, precisissimo. E avanza sempre Scali. Il sinistro ancora. Scali ha contraccambiato con un diretto sinistro. Sì, ma Castiglione comunque non ha fatto una piega e termina questa terza ripresa con un punticino ancora, direi, per il campione. Ricordo che il punto dato negli incontri mondiali da WBU non è il punto normalmente dato con il conteggio da 1 a 10. È un qualcosa, un vantaggio meno incisivo, meno pesante. Sì, è un piccolo vantaggio perché immediatamente si può passare ai due punti. Ecco, qui è il destro bello di Castiglione, però è l'unico colpo che ha portato. Certamente. Eccolo qui, bello però. Certamente il campione in carica, Scali, è più presente nel match. E i suoi colpi quando arrivano sono veramente pericolosi. Ha quasi più energie. Anche mentali, sai, credo. Più fresco. Certo, È ben organizzato e ha saputo come nella prima ripresa a rallentare ed aspettare. Così sta facendo adesso nei momenti in cui trova la possibilità di prendersi il vantaggio che ha lasciato nel primo round. E siamo alla quarta ripresa. Il cammino è ancora lungo, sono 12 round. A vuoto Castiglione, ma l'attacco serve a fermare comunque le intenzioni di Scali. Lavora molto bene con il jab il campione. Sinistro spinto da parte di Scali. Tocca di sinistro Castiglione, per il destro, arretrando. Con il sinistro di Scali va via Castiglione. Beh, certo, se riuscisse a tenere questo ritmo quasi, per Scali sarebbe dura, Ricordiamo che Castiglione è un pugile con una grande esperienza, anche quella come dilettante mi serve moltissimo. E gli applausi arrivano dai suoi concittadini. Una piccola ferita sotto l'occhio di Scali. Sì.
sullo zigomo destro del sudafricano, un leggero taglio sinistro ancora di Scali, ancora il sinistro, prova il destro Castiglione, va a vuoto come pure a vuoto il sinistro di Scali. Molto attento Luigi. Sì, il sinistro per fortuna del campione a vuoto. Tocca ma si muove bene senza dare incisività particolare. Castiglione lo vedo ringalluzzito in questo round. Ma sì, forse chi lo sa. Ha preso con ha trovato forse più tempo, sì, il questa tempo piccola ferita, anche se vuoi anche, piccola, certo, che gli ha dato può dare sicurezza, sicurezza. In diretta a vuoto tutti e due intanto, poi lega Castiglione, interviene Rudy Battle, uno dei rari interventi dell'arbitro statunitense, uno dei più esperti della categoria della sigla WBU. Sinistro di Scali, attenzione, non potente, stava indietreggiando, sì, non deve mai fermarsi, si è fermato un attimo, tac, è arrivato sinistro di Castiglione, anche nell'attacco, sì, sinistro che Scali non è riuscito. Beh, devo dire che Castiglione è molto veloce, riesce ad evitare i colpi di Scali che pur essendo veloci hanno difficoltà a centrare il bersaglio. Fino a questo momento le gambe di Luigi sono due molle. Speriamo riesca ad andare così fino in fondo. Sinistro di Luigi. Di bei colpi. Sì. Poi è riuscita a irretire con la guardia e sua questa ripresa. Bravo Luigi. Sì, sempre con la solita limitata misura, ma mi è sembrato che da circa la metà del match Luigi, proprio per il fatto che ha visto un po' di sangue sotto il zigomo sinistro, infatti Orti ci mostra questa ferita, zigomo destro, sinistro, sì, c'era prima. Comunque dello zigomo destro ha preso coraggio, si è ingalluzzito, ha detto forse ce la faccio. Dovessi vedere, i miei colpi riescono a far male. Ah certo, esattamente, anche questo. Ho detto che questa sera, un peccato questo, che sia stato dato in nulla osta per questo incontro, dei pesi medi, titolo vacante a Piove di Sacco tra Sanavia e Dell'Uomo, è un peccato la concomitanza, che una volta la federazione non dava queste concomitanze. Beh, diciamolo che forse può aiutare a dare un aiuto. Stessa serata però. Poi giovedì 24 a Bolzano, Italiano del Super Gallo, organizzato dalla signora Rosanna Conti Cavini tra Gigliotti e Iodice. Stessa serata per l'Intercontinentale WBC dei Emilio Massimi tra Davis e Lekes. E sabato 26 prossimo, un bel evento, Mondiale Medi tra Cardamone e Joval, olandese. Ritroviamo Cardamone in pieno. Non è un gran match, ma è comunque la prima difesa, la seconda difesa, anzi, se escludiamo la rivincita con Franco. Il sinistro parzialmente bloccato da parte di Castiglione, il sinistro era di Scali ovviamente. Quinta ripresa, un incontro su un piano, secondo il mio giudizio, su un piano di perfetta parità. 1-2 di Castiglione. Naturalmente quando dico bello è perché è arrivato a segno Castiglione. Certo. Beh, un po' di panelismo non è mica poi sbagliato, fondamentalmente. Poi Castiglione lo conosco da molti anni. Siamo, sì, ma siamo in Italia, San Severo. Castiglione italiano di San Severo sarebbe. E poi devo anche dire che Castiglione è un pugile molto generoso, merita, sul ring. Merita. Ha sempre saputo dare lo spettacolo. Sì. Fare spettacolo. Non si è mai risparmiato. Devo dire che l'unico incontro così così di Castiglione è stato proprio l'incontro contro Scali, il primo, quando ha perso il titolo. Tenta Scali, non arriva a segno. Facendo Castiglione di alzare il tiro dei colpi e lo fa Scali perché colpisce il volto. E comunque, occorre dire subito, comunque vada l'incontro, Scali, conoscendo Scali, è in difficoltà in queste prime quattro riprese e mezzo. Non è il solito pugile che conosciamo. Sì, ma devo dire anche che merito di Castiglione ovviamente. Di Castiglione che si muove con una velocità incredibile. Sì, ma poi appare disinvolto, sciolto. No, questa sera è estremamente sicuro dei propri mezzi. Ma speriamo. È chi lo il sa. Pugile che conosco, che conoscevo quando era dilettante, che si muoveva con questa velocità e con questa energia. È una
fino a questo momento una delle migliori esibizioni del pugile di San Severo. Mi ricorda molto la vittoria contro Minisi, l'altro sudafricano, e contro Lagos, due difese vittoriose. E sinistro di Scali, un colpo comunque abbastanza pesante, il sinistro poi sull'attacco di Castiglione, sinistro di Scali, sinistro di Castiglione. Non mostra fino a questo momento la consueta lucidità il campione del mondo. E Castiglione il retito, ancora col destro Castiglione. Controbatte. Sicuramente è andato un po' fuori giri Scali, grazie proprio alla mobilità e alla precisione di Castiglione, che si aggiudica anche questa ripresa. E direi questa ripresa con un tantino di punteggio in più, perché due punti credo che li meriti Castiglione. Certamente Castiglione alla fine del round ha guardato l'avversario con sfida, con atto di sfida. Non ho paura. La sua sicurezza si è fatta sentire e probabilmente l'ha capita anche Scali. Sentiamo l'angolo di Castiglione mentre vediamo sempre la ferita di Scali. Alziamo un pochino. Aspettate, come dici? Andiamo bene, Gino, eh? Gino, ha visto quando un mano fuori misura che poi rientri? Tu non ti trovi più, perché quando entra avanti lui, anche lui non riesce a trovare il bersaglio, ok? Mandalo sempre fuori bersaglio. Si muove a sinistra soprattutto, non lo trova mai. Quello che sta facendo, Gino, cosa che non aveva fatto nella seconda terza ripresa. Assolutamente. Peraltro Mazzeo è dall'inizio del combattimento che gli dice vai alla tua sinistra e porta i colpi. Sesta ripresa con Scali, che l'abbiamo visto fare gli esercizi di allungamento delle braccia, della schiena, proprio perché evidentemente non riesce a trovarsi, oltre che non riesce a trovare l'avversario. Sì, certamente questa sera Luigi sta imponendo un ritmo che Scali non si aspettava di avere contro l'avversario. Bene, se ove riuscisse Castiglione a mantenere questo ritmo, ma non precorriamo i tempi e non facciamoci prendere dall'entusiasmo per queste prime riprese positive. Peggiora la ferita sotto l'occhio destro, sì, di Scali. Non è un punto pericoloso, tuttavia il sinistro del sudafricano a segno, non caricato ma preciso. Continua ad avanzare, questa volta non ha riuscito a colpire Castiglione se non di striscio con il destro. Fortunatamente Scali cerca di portare i colpi con molta velocità. Sì, per fortuna è andato a vuoto. Delle serie numerose. Parte da lontano Scali e non giunge a segno. Abbassa la guardia, quasi stanco e nervosito dal fatto di non trovare assolutamente l'avversario. Lo trova con un destro di contro su un attacco un pochino sconsiderato di Castiglione, devo dire. Un destro non pesante ma che è giunto preciso, un destro volante così di prima intenzione da parte di Castiglione, che poi va a vuoto millimetricamente. Peccato. Con un destro, con un gancio molto bello, molto caricato, molto ben portato. Si muove molto bene Castiglione, continua a farlo con molta energia. Eppure con questo sinistro è arrivato a segno. Una frustata. Ora vuoto col destro, vuoto anche Scali. Certo, Scali dimostra più potenza, più energia, perché attacca continuamente e avanza, mentre Castiglione cerca di creare le opportunità per entrare nella guardia di Scali, muovendosi da destra a sinistra. Questa sera il sudafricano comunque mostra una carenza tattica preoccupante per un campione mondiale. Ha capito che ha di fronte un avversario che gli impone. Ecco, in tutti i casi fa fatica a mettere a fuoco il combattimento, non ha cambiato tattica fin dall'inizio, si limita ad avanzare, tentare di colpire, lo fa in qualche circostanza, più delle volte va a vuoto. Il destro ora di Scali. Allora, ancora il destro di Castiglione. Ottimo quel destro di Castiglione, che è arrivato a segno proprio in chiusura di round. Sì, e si aggiudica di poco la ripresa Castiglione. Questo secondo, sempre secondo il mio giudizio, che mi auguro
fino ad ora possa combaciare con quello dei giudici. Sì, ce l'auguriamo. Perché fino a questo momento abbiamo 3 punti secondo il giudizio WBU per Castiglione, che sarebbe un punto abbondante secondo il computo normale. Il punteggio dei 10. Sentiamo ancora Mazzeo. Non devi anticipare, Gino. Non possiamo aspettare, lui. Non devi anticipare. Adesso, fino adesso l'hai mandata a vuoto, adesso devi cominciare ad affondare un po' più i colpi. Ma quello, stiamo già, abbiamo passato già la metà del match. Qua siamo quasi... Qualcosa dobbiamo iniziare a fare. Affondare non è facile. Devi fare di più, lui. Mi spiace perché... Devi convincere, devi convincere. Esatto. Io continuerei, avrei continuato così. Ecco. Di girare perché molto. Se tenta di caricare e affondare... Colpire poco. Sì, esatto. Ma sì. Colpire. Si propone anche... Senza essere colpito d'incontro. Sì, se tenta di affondare i colpi si propone al proprio avversario. Anche perché si trova di fronte all'avversario più potente di lui con le braccia più lunghe. E va bene. Vediamo, siamo alla 7ª ripresa, l'incontro comincia la sua fase, discendente, destro intanto di Castiglione. Attentissimo Luigi. Sì, questa sera è proprio in grande forma. Sì. Blocca con il guantone destro e sinistro dell'avversario. 1-2 di Castiglione. Sta inventando dei colpi. Il secondo gancio destro ha letteralmente tirato fuori da un cilindro. Ancora Castiglione a segno, reagisce Scali ma non lo fa con la precisione e potenza necessaria per pareggiare le sorti di questa fase della 7ª ripresa. Castiglione si muove a destra e a sinistra, parte di prima intenzione con il destro. Ha frastornato un po' il campione. È confuso. Che è confuso. Sì, non riesce a trovare il bandolo della matassa di questo incontro, Scali. E come ho detto poc'anzi, delude un po' il suo assetto tattico. Evidentemente, trovandosi di fronte a un pugile che sicuramente nell'altro incontro non si era così comportato, ha mandato fino a questo momento in confusione il campione mondiale. Ed è terribile, grave, quando un pugile si trova di fronte allo stesso avversario che combatte in maniera diversa. Sì, che no, e non riesce a decifrarlo. È molto difficile. E questa fase in cui Scali ha abbassato le braccia ha mostrato quasi un segno di impotenza a un certo punto, proprio di confusione mentale totale. Comunque questo è il dettaglio fino ad ora. Vediamo se Castiglione saprà e riuscirà a muoversi con questo ritmo fino in fondo e soprattutto se Scali riuscirà a navigare così in questa confusione. Scali con il suo diretto destro, col suo jab che ha appena toccato, fortunatamente molto spesso Luigi Castiglione riesce ad evitare. E qua ha schivato il destro, questa volta il destro a segno di Scali ma non particolarmente pesante e incisivo. Il zigomo sinistro di Castiglione è un po' gonfio. Si sta muovendo molto Castiglione, ma sì, da qualche secondo direi troppo che non senza porta colpi. Colpi, sì. E questo non va bene perché si riorganizza immediatamente e può riordinare le idee, Scali, certo. Con dei colpi pesanti. Ah, c'è stato uno scontro ed è uscito con una ferita al sopracciglio destro Scali. Credo che abbia battuto contro la spalla di Castiglione. Oddio, la mia sensazione è che ora Orti ci riproporrà una ripresa in parità, questa direi. Mettiamola in parità, comunque sì, perché ci sono stati dei momenti in cui Di Scali è arrivato a colpire più spesso di quanto non avesse fatto fino a quel momento Castiglione. Castiglione. Sì, possiamo vedere l'episodio finale, forse Orti è riuscito a intercettarlo. Allora, nel momento in cui è entrato con questo taglio sanguina abbondantemente, credo abbia battuto, vediamo, dice un destro è il destro di Castiglione, è un destro di striscio, è bravissimo. Sì, Orti forse da dietro non abbiamo visto la testa, se lo può riproporre Umberto Orti, eccolo qua, è il destro di Castiglione, eccolo qua, anche è un destro di striscio, Sì, c'è stato il destro. Però anche un attimo di fronte può essere colpevole del fatto. Comunque un colpo di striscio, sai, sono più pericolosi. Ma certo, anche quello può essere. E siamo alla 8ª ripresa. 8ª ripresa,
sulla distanza delle 12. Ne mancano 5. Un match interessante che fino a questo momento vede Castiglione, mi sembra, se non in vantaggio, perlomeno secondo me sì, sì, di poco, ma in vantaggio. Certamente non sta perdendo il match. No, ma a mio avviso di poco, ma lo sta vincendo. Poi adesso occorre vedere che succederà nel corso dei minuti che mancano alla termine dell'incontro. È confortevole il fatto che Castiglione si muove con molta velocità. Sì, applausi intanto dal Palasport di San Severo. Si può dire che non tanti, ma molto buoni gli sportivi convenuti a sostenere il proprio concittadino. Riesce, avanza ancora Scali, ma non, sì, non arriva a evitare dei colpi che Scali aveva portato. Incrocio dei due lunghi, il sinistro di Castiglione e il destro di Scali. Sinistro a vuoto, quindi pronto al reframento del pugile di San Severo. Sempre mobilissimo sia sulle gambe che con le braccia Castiglione, di conseguenza sul tronco. Ed è un momento questo in cui il pugile sudafricato non attacca. È bravissimo, ecco, Castiglione. E lo fa Castiglione. Evidentemente Scali non sa cosa fare, non sa come attaccare. Il sinistro di Castiglione. Ha ripreso ad attaccare Scali. Occorrerebbe conoscere la lingua sudafricana, perlomeno il dialetto di Scali, per riuscire a interpretare quanto si dicono all'angolo i sudafricani, proprio perché è un momento di assoluta difficoltà del campione mondiale. E lo sfidante è lì, la mobilità di Castiglione. Ottimo a destra con destro, assegna ancora il suo diritto, tocca questa volta a Scali. Ancora Scali, il segno col destro, il sinistro no. Per un momento Luigi si è fermato ed ha dovuto subire l'azione, più di una. Il sinistro di Scali ancora. Beh, è un pugile. Occorre fare i conti anche con il campione, eh? Sicuro. Sarebbe troppo facile non considerare le intenzioni dell'avversario. Non brillante il momento di Luigi Castiglione sulla, sì, fase finale. Non particolarmente spumeggiante, ma occorre dire che anche Scali non ne approfitta minimamente. Riesce comunque ad evitare molti colpi. Sì. E poi a rientrare sì, con una velocità incredibile. Sì, ed è una ripresa questa difficile da interpretare, perché ha avuto una prima parte Scali, poi Castiglione, poi Scali. Due fasi diverse. Direi, parità, che, parità. Direi che anche sul finale Luigi Castiglione merita un pari in questa ripresa. Peraltro la precisione del nostro pugile è sicuramente superiore. Intanto Orti ci ha proposto un primo piano di Scali, vediamo alcune fasi della precedente ripresa. Era il sinistro di Castiglione, qui siamo all'angolo Gino, del pugile di San Severo. Gino e Luigi, siamo ovviamente. Una ripresa, lui, il titolo sta rimanendo qua, eh? Gino, il conforto. Ancora qualche colpetto in più, Gino. Però, quando esce a sinistra, mettilo col gancio destro. Mi chiede di fare qualche Gino, cosa in più. Qualche colpetto sì. D'accordo, quel colpetto sì, ma non cominciare a tentare di colpire a tutti i costi. Assolutamente. Ecco, ora sì, sono d'accordo, qualche colpetto sì, ma non più di tanto. Prima è stato detto sbagliato. Perché fino a questo momento, certo, l'incontro fino a questo momento è nelle mani di Castiglione. Deve controllare l'avversario e portare i colpi più precisi di quanto non faccia il suo. Ricordiamo che nella WBU non danno la parità nelle riprese, attenzione. Per cui occorrerà vedere quelle due riprese consecutive che noi abbiamo dato in parità, che io per la meno dato in parità, occorre vedere come i giudici le avranno interpretate. Viene invitato ad anticipare da Mazzeo Castiglione. Non ha difesa. Gino, è in una ripresa. Dall'angolo mi chiedevano quale fosse la ripresa, hanno perso il conto. Sì, pensano a seguire, però intanto Castiglione ha incassato un paio di colpi non particolarmente pesanti ma precisi da parte di Scali. Qui non trovi il tempo,
per fortuna. Sempre mobile Castiglione, cambia per un attimo guardia, Mazzeo lo richiama subito, non cambiare guardia. Qualche destro gli dice per cui dovrebbe spostarsi a sinistra e colpire. Al centro del quadrato il nostro pugile che controlla i movimenti dell'avversario. Destro volante di Scavi, colpo isolato comunque. Essendo molto mobile. Ha provato la botta Scavi, il destro un po' sulla nuca di Castiglione. Sì, ma Castiglione è talmente mobile che i colpi fortunatamente non arrivano mai in maniera totale e completa. Destro in uscita di Scavi. Sinistro non precisissimo. Attenzione con la testa. Ha colto col destro ma segno con il sinistro, non forte Luigi, ma è riuscito a toccare e fermare per cui Scavi, che appare sempre più in confusione mentale, confusione tattica ovviamente. Tenta la soluzione di forza Scavi caricando i colpi, ma Castiglione riesce a togliersi, a districarsi, il sinistro di Scavi. Sa districarsi in maniera egregia dagli attacchi di Scavi. Attenzione però, perché ho la sensazione che Scavi ora comincia a caricare comunque i colpi. È un colpo caricato, pesante, anche se arriva su un braccio, sul muscolo fa male. Intanto si è staccato pericolosamente un po' di cerotto. Devo dire però che il colpo caricato diventa un colpo più lento. Più lento, un attimo più lento, e bisogna che vediamo quindi alla fine se i colpi di Scavi possono essere più pericolosi quelli veloci, meno potenti, che quelli lenti ma altrettanto potenti. Fino a questo punto direi che Castiglione non sta perdendo e manca un 3 riprese, fino ad ora non ha ancora ceduto di un centimetro, il suo motore è ancora pieni giri. Sentiamo ancora l'angolo. Ripresa, abbiamo vinto il campionato. Gino, è la decima ripresa. Se fai questa, Gino, se vinci questa, abbiamo vinto il campionato. E forse ha ragione Mazzeo, perché se riesce a dare il suo marchio la decima ripresa, probabilmente a vedere se caglia l'angolo mi sembra un po' affaticato, è un po' frastornato soprattutto, un po' incredulo, dice ma che è successo qua. Infatti si è trovato di fronte adesso il fratello di Castiglione dello scorso anno, avversario diverso. È il fratello gemello, sta pensando, dice questi italiani. Ancora Castiglione segna. Destro da lontano di Scavi, Jeb. Sì, si è accorto Battle del nastro al cerotto di Scavi, al guantone sinistro viene tagliato. Uno sguardo di Luigi Castiglione al proprio angolo, lo hanno assicurato con uno sguardo intorno. È importante sicuri. Che Luigi continui a muoversi. Sì, con questa bravo velocità. il sinistro velocissimo, è entrato accerchiando le braccia a copertura di Scavi, è giunto a segno. Sinistro di Scavi, Molina in continuazione i colpi, i guantoni, Castiglione. Non sa che pesci prendere il campione mondiale, mandato in confusione dalla mobilità e dalla determinazione fino ad ora di Luigi Castiglione. Si sta facendo un ottimo match. Non lo dico per scaramanzia, però se continua così questa sera potrà festeggiare e potrà chiedere ancora al comune di San Severo un posto di lavoro, perché tanto ogni incontro lo fa ma sempre a vuoto. Però io direi, ma signori del comune, ma insomma sarà premiato questa volta. Aveva capito, ma il sindaco dovrebbe una volta tanto porre un orecchio d'attenzione, come anche l'assessore che ha voluto questo incontro. Ora mi auguro che accontenterà l'assessore allo sport, che per lo sport deve se lo merita Luigi Castiglione, che sta conducendo questo incontro e nella decima ripresa sta dando molto di sé, sta seguendo i suggerimenti dell'angolo sul ring della sua città, San Severo.
ma sta dando molto in questa ripresa, perché per la prima volta lo vedo a cominciare a raccogliere energie nella riserva. Del resto mancano due riprese, poco più, ed è anche logico. È una prerogativa, quella di Castiglione, di dimostrare alla fine del match le sue... spinta e scivolata, sì, sì. Dimostrare verso la fine del match proprio le sue qualità di tenuta. E alla fine entra in ballo, oltre alla preparazione, quel qualcosa in più che fa di un pugile un grande pugile, che fa di un pugile, di un buon pugile, anche un agonista straordinario. Quale possa definire Castiglione? Bella gestazione, con un destro vuoto ma il sinistro è arrivato a segno. Non forte ma preciso. Straordinario Castiglione in questa fase. Cambia direzione, destra, sinistra, poi si porta dall'altra parte. E Scali è in completa confusione. 1-2 di Castiglione. Che non deve fare l'errore di scherzare l'avversario, però attenzione, termina la ripresa per Castiglione. Alla fine del match è stato proprio Castiglione che è riuscito a portare ancora dei colpi precisi, veloci, non potenti, è una però, bella ripresa, però che gli hanno valso... Ho la sensazione però, anzi dà la sensazione Castiglione, che quando vuole riesce ad arrivare a segno. Sì. Sentiamo quello, ancora... Quello che mi meraviglia e che mi impressiona veramente, che in poche atletiche si riesce a vedere questa tenuta di combattimento dopo la decima ripresa. Ma è una cosa incredibile. Ma quello che ha fatto la decima maratoneta. Sì. Ok. Acqua dietro. Sentiamo un attimo. Acqua dietro al collo. Come fa a devi sempre anticipare, fai attenzione, quando arriva il segno lui si ferma. Se riesce a toccare, insisti a suonare. Gino, metti tutti e tre. Sì, è giusto quello che ha detto Spagnoli. Quando va a segno la Searo, che colpi si ferma, non dà continuità alle sue azioni. Per cui Castiglione, volendo, può approfittarne e rientrare. Sì, tutto dipende dalla quantità di energie che ha in corpo. Certo. Ecco. E si avvicina il momento del redirezione, nel momento della verità. Siamo all'undicesima ripresa. Ancora 6 minuti. Dividono Castiglione da una clamorosa riconquista del titolo mondiale dei Super Mosca, versione WBU. Di fronte il campione Squisi Scali, che lo aveva detronizzato il 1 agosto del 1998. Il destro di Scali, gli applausi intanto degli sportivi di San Severo. A vuoto Castiglione, che non deve cadere nell'errore di caricare troppi colpi, deve fare quello che ha fatto finora, muoversi molto, colpire proprio appena così. Però si presenta l'occasione giusta, non vaga. Il sinistro di Scali, attenzione, è arrivato a segno in maniera precisa e potente. Sì, ancora non deve fermarsi, ancora questa volta il destro, ancora il destro del campione. Non deve lasciare la Scali la possibilità di scaricare i suoi colpi su un bersaglio, certo. Sul bersaglio frontale. Sì, questa volta Castiglione ha avuto un passaggio vuoto in questo inizio di undicesima ripresa. E Tiscali l'ha colpito anche con molta violenza il corpo. Sì, ma deve continuare a muoversi a destra e a sinistra. Vediamo se riuscirà, facile a dirlo, meno a farlo. Lo sta facendo. Ecco, ripreso adesso, ripreso. Non deve star fermo lì, deve continuare a muoversi. Anche se Scali non abbozza colpi, deve comunque muoversi, Luigi. Anche Tiscali si è fermato un attimo però. Beh, ma anche lui... O lo aspetta, forse è una tattica diversa, quella di attendere che... Peraltro Castiglione... Castiglione che attacchi per prenderlo d'incontro. Sì, ma a mio avviso Castiglione ha tutto l'interesse a non attaccare in questo momento, perché secondo i calcoli è in vantaggio il sinistro di Castiglione sul destro di Scali. Poi un balletto. Interviene Battle. Così deve fare Castiglione. Muoversi, colpire, andare via. Andare via, bravissimo, benissimo così. Dopo aver portato i colpi riesce con una grande velocità a portarsi fuori. E siamo all'undicesima ripresa. Intanto sempre più gonfio l'occhio sinistro di Luigi, colpito questa volta da Scali, che poi scivola. Questa è una ripresa fino a questo momento in favore del campione. Ma Luigi non è in difficoltà in modo più Certamente, probabilmente lui tenterà poi nella dodicesima di fare il velocista, sì.
eccoli, che li ha scaricato. 1-2 di Castiglione, è riuscito molto bene a colpire adesso. Bene. E sono importanti questi colpi. Ha portato dei bei importantissimi colpi alla fine del round. Che a mio avviso vanno a ridurre. Vanno a ridurre, certo. Il vantaggio con il quale scala Vittorio Blanco, che comunque l'ha vinto, ma il punticino classico previsto in questi casi. Proviamo a sentire che succede all'angolo. È finita l'ultima rivelazione. Uè, l'anima, eh. Oh. L'anima. Stringi i denti. Ma lo sai che è l'ultima? E devi mettere qualche colpo a te. Non tenne competenze, Gino. Avvertiti i pugili di toccarsi le mani. Sì, saluto prima Mazzeo è stato molto chiaro, devi metterci l'anima, è l'ultima ripresa, occorre metterci l'anima, gli attributi, voglio dire, no? Ma lui ce li ha, è che fino a questo momento ha fatto il pugilato più giusto che doveva fare, quello di muoversi velocemente, di evitare i colpi potenti del suo avversario ed entrare con quei colpetti suoi meno potenti, meno piccanti, ma altrettanto importanti alle fini del verdetto. E Mazzeo gli ha cacciato un urlo in un'orecchia, speriamo non abbia sfondato il timpano. Ho voluto spronare fino in fondo, ha urlato in un'orecchia. Vediamo cosa succede in questo round. È la dodicesima e ultima ripresa. Castiglione, come detto prima, è a un passo, arrivato a segno con un ancora, bellissimo ancora destro. Scali è a un passo da una clamorosa riconquista del titolo. Clamorosa per scivola all'angolo di Scali, uno scivolone pericolosissimo anche dal punto di vista fisico, perché lì uno stiramento inguinale può avvenire facilmente, o perlomeno danni ai legamenti. Attenzione, ma è un bel atleta Castiglione, colpito questa volta, rimane un po' sulle sue. L'ho sentito il colpo ancora in sinistro di Scali, non è possibile, reagisce Castiglione. Ma non deve accettare la battaglia a viso aperto Castiglione, non può farlo, non deve. Deve mantenere la lucidità per non scendere su un piano della potenza pura con questo avversario, che ha comunque fino in fondo la possibilità di chiudere l'incontro prima del limite. Fortunatamente. Comunque sveglio Castiglione ancora, riesce a muoversi. Invitano Castiglione a girare, muoversi come ha fatto fino a questo momento. E lo deve fare, lo deve fare, perché dal punto di vista numerico, ripeto, l'incontro in mano. Sentite Gino. Si è abbassato troppo Scali, ne approfitta Castiglione per agguantarlo, per tenerlo stretto, per far passare qualche secondo. Colpisce con sinistra in uscita dal corpo a corpo, bloccato dal guantone destro il colpo di Scali, ancora vuoto Scali, tenta il tutto per tutto il campione, va vuoto sull'attacco sconsiderato di Castiglione, che non doveva attaccare in quel modo, per fortuna vuoto Scali. Comunque è molto veloce Castiglione, per cui evidentemente Scali non riesce a interpretarlo, a intercettarlo di conseguenza. Nastro del guantone staccato, il guantone di Scali è pericoloso, l'arbitro non se ne avvede, forse sì, eccolo finalmente. Non voleva far interrompere, perché nell'ultima ripresa è meglio non dare vantaggio a chi che sia, né all'uno né all'altro pugile. Certamente l'arbitro agisce in maniera... Sì. Tocca a Castiglione, non lo fa Scali. Possiamo vedere il tempo che manca, lo chiedo a Umberto Orti. Vedo che Castiglione vuole 40 secondi. Vuole prendersi qualche soddisfazione, perché ha attaccato e ha continuato ad attaccare due mani. Ma non deve scendere sul piano della potenza pura. Peraltro Scali dà la sensazione di non avere più la lucidità necessaria comunque. E Castiglione che si muove ancora velocemente sulla punta dei piedi. Sì. Gira a destra, a sinistra, porta di colpi. Una prestazione fisica ai limiti della perfezione. Qualcosa che non va nel conteggio del cronometro intanto. Viene portato in trionfo, attenzione, non sbattetelo così ragazzi. Un invito all'angolo, dopo 12 riprese è meglio lasciarlo fermo, ecco, non capisco. Questi abbracci sconsiderati per Castiglione, deve respirare quel ragazzo. E andiamo a contare se poi qualcuno si potesse salvare dell'entusiasmo alle spalle. Va bene, ma capisco l'entusiasmo, insomma. Allora, facciamo un po' di conti che sicuramente non collimeranno con le somme
dei giudici, perché ripeto, non è previsto la ripresa, non è prevista la ripresa pari. Comunque sono 3 punti per Castiglione, 5 punti per Castiglione. Ecco, vediamo. Questo è un verdetto che potrebbe essere, vediamo, chiaro, quello che con il punteggio dei 20 punti, certo, essere quello dei 2-3 punti. Esatto, vediamo se i giudici, che ricordo sono gli statunitensi Cairo e Skillbred e il romano Francesco Rega, saranno più o meno in linea con il giudizio. Devo dire che lo stanno quasi soffocando, perché gli stanno addosso come fosse... Sì. Troppa gente, è un'abitudine purtroppo tipicamente e soprattutto italica. Mazzeo scarica il nervosismo con un calcio sulla corda. Ma intanto sì, certo. Scali è un po' in solitudine lì nel suo angolo. Certamente fatto... molte miglia lontano da casa. Ma ha fatto, ha avuto uno sguardo nei confronti dei suoi secondi, come per dire, voi ragazzi non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente, lui pensa di aver vinto, o meglio. Scali, non credo, sai. Sì, è salito sulle corde, ha pensato. Sì, ma lo ha fatto per quasi attimo, per esorcizzare un verdetto che lui sa che gli dovrebbe essere avverso. Perché io penso che anche Scali durante il match ha trovato delle grandi difficoltà, non l'ha mai preso contro Castiglione, che si muoveva in modo incredibile, perché la sua velocità di gambe è stata paragonabile a quella di dei migliori corridori, lì, sì, quello che dei migliori corridori del ring, per l'appunto, ma si spostava a destra e a sinistra con una velocità tale che Scali non sapeva più che pesce pigliare. Comunque ormai è andata vuota, è ormai tempo di verdetto. Vediamo, è commosso Castiglione nella sua San Severo. Vediamo, dovremmo essere pronti con i punteggi. Non sento l'altoparlante. Un frastuono tale qui, viene sballottato ancora Castiglione, forse dal padre. Io mi auguro che venga passato il tono della musica per sentire il verdetto. È una bolgia assoluta. Vorrei sentire il punteggio dei giudici. Ma non è stato possibile. Ah no, c'è Danny Gill che sta rivedendo. Sta spiegando il punteggio. Conteggio. Ma ho visto un'esultanza da parte di un uomo dell'angolo di Scali. E vediamo un po' di perplessità da parte dello speaker e anche di Spagnoli. Ma c'è qualcosa che non quadra. C'è anche il presidente che sta Mazzeo controllando. Mazzeo Biligiardi accerchiano il ring announcer. Scali sembra voler dire al suo angolo, andate a controllare il verdetto. Per favore, c'è stata una split decision. Ovvero split decision una vuol dire... È una decisione, non tutti i giudici di un pugile, l'altro fuori dell'altro. Sulla stessa linea, seguiremo la routine. Due per un pugile, uno per l'altro. Vediamo. Cairo Skillbred. A favore di Sticali, giudice Frank Cairo, Cairo. 232 a 225. A favore di Castiglione. Giudice Francesco Rega. 226 a 230. 230. Terzo giudice. Franz Kilbred, 4 punti, 230 234 Castiglione. Il nuovo campione è Castiglione, Luigi Castiglione. 4 punti di vantaggio per due giudici e per noi 5, per cui ti abbiamo preso, voglio dire. Sì, 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 assolutamente, siamo sempre un verdetto precisissimo. Siamo sempre sono soddisfatto, perché con questa nuova regola non è facilissimo. Sì. Interpretare quello che i giudici sembrato, vogliono. Mi è sembrato invece un po' esagerato. È Cairo. È il 25, no, è 232 comunque, 7 punti. 7 punti, sì. 7 punti per Scali, e che vuol dire 11 di differenza con gli altri giudici. Sì, sì, sì. Con Rega e l'altro statunitense Skillbred, che si sono trovati d'accordo sui 4 punti per Castiglione. Esaminiamo un attimo, così, in maniera scevra, in maniera proprio pulita, senza pensare a che Castiglione è un pugile italiano, ma
il match è stato condotto da parte di Luigi Castiglione con molta più intelligenza, oculatezza, è stato molto veloce sulle gambe e ha dimostrato una tecnica e una tattica eccezionali, superiore. La quantità di colpi forse non è stata maggiore in grande quantità quella di Luigi, ma sono stati i colpi più belli, più eccolo significativi. Che arriva a Castiglione, vediamo se riusciamo a farlo scendere. Mi date, ragazzi, un po' di lago dovete farmelo però, Ecco qua, sentiamo di non... Ecco qua, scusa, Luigi, eccoci qua. Va bene, ecco qua. Allora, sicuramente un'impresa con la quale hai stupito un pochino tutti. Ho detto in apertura di combattimento che il pronostico era tutto per Scali. Ho anche detto che l'unica tua arma era quella di un ritmo straordinario superiore, è una costanza, è una volontà e un cuore superiore alla media. Tu hai fatto tutto questo, complimenti, e la cintura che ora indossi è completamente meritata. Io ti ringrazio della cintura meritata. Come sapete, Castiglione non finisce mai da stupire. Mi avevano dato sconfitto contro il thailandese Chalesmi, ti ho stupito. Oggi ho riconfermato Castiglione, significa che Castiglione, con ciò che c'è, 32 anni compiuti, merita ancora i quadrati. Cosa è cambiato negli ultimi tuoi allenamenti, nella preparazione per questo incontro? Ma io, nulla togliendo a Patrizio Calambai, che oggi la cintura va pure a lui, perché il cambiamento di clima, il cambiamento di preparazione da 20 giorni con Patrizio, il professore del pugilato, non si poteva, come dire, sviluppare poi, perché sì. Conoscendo i miei difetti, che Enzo Mazzei conosce da 12 anni, anzi da bambino, io sono 20 anni vado in palestra, lui c'era uno che calcava i ring, e allora non è cambiato niente, la solita preparazione, intensa, con ritmo e volontà. I primi 5 giorni non ci ho creduto, perché mi sentivo, non lo so, dato e sconfitti, pesante, no? No, a parte pesanti, sconfitti da tutti, perché sapevo che Sigalli era un ottimo pugile, è un ottimo pugile. Qual è stato il momento più difficile del match, se c'è un momento che hai sofferto? C'ho da dire la verità, ho sofferto la decima ripresa e l'undicesima ripresa, perché ho visto che lui si fermava all'importo, scattava con i suoi colpi, non so come faceva. L'undicesima si è visto che non poteva. Lo devo ammettere. Però è andata bene così, mi pare, no? Sì, Santini, facciamo vedere che c'hai, io ti ho visto prima lo spogliatoio, ma non l'ho detto prima dell'incontro, per rispettare la tua privacy, diciamo così. Il padre Pio, eccolo qua. Grazie a lui, dedico a lui sto mondiale. A Enzo Matteo, dedico a Roberto l'aiutante di Spagnoli, che è il coordinatore. E a tutti lo staff. Questa cintura è per tutta l'Italia, sì. È per la scusate se mi permetto di per la Regione Puglia. Per la Regione Puglia. No, nulla togliendo al mio grande campione, Michele Vicillo, che io stimo tantissimo. Ha fatto vedere un ottimo pugilato, certo. Però posso dire che io sono stato il primo campione del mondo pugliese e non ho avuto tanti meriti che ho avuto. Scusa per Michele, però stai prendendo adesso. Senti, ma io aspetto ancora una cosa che tu fai sempre. Che devi fare? Che devi chiedere? Qualcosa chiedi sempre tu? Quest'altro non lo chiedi, l'ho fatto io. Non commento. A Comune di San Severo, chiediamo una cosa. A Comune di San Severo, questa cinta è per voi e per il paese, per e mio per figlio. Per te che ti devono dare. Va bene, l'ho fatto io per te. Io ho fatto il mio lavoro, ora tocca a loro. Poi devo dire che la sconfitta mi è mancata la vostra presenza. Va bene, Luigi, grazie di questo. Bene, allora Luigi Castiglione. A tutti gli italiani, ciao, arrivederci. Bene, Luigi Castiglione, come dicevamo, per chiudere da San Severo, ha riconquistato meritatamente il titolo mondiale dei Super Mosche versione WBU. Grazie per l'ascolto, amici sportivi, qui da San Severo è tutto. Buonanotte.